Ennio Mattei, direttore della Milano City Marathon. Gli ultimi aggiornamenti e il punto sulla situazione della maratona di domenica prossima 2 dicembre. Dunque, prima di tutto un consiglio: se volete iscrivervi, fate in fretta. Domani 29 dicembre si chiudono le iscrizioni e le iscrizioni sono andate molto bene, siamo a più di 5.600 iscritti, per cui gli ultimi ritardatari facciano in fretta. Consigli, una considerazione prima, una considerazione positiva: le previsioni del tempo dicono sostanzialmente bello per domenica 2 dicembre a Milano, dicono di un po' di foschia al mattino presto e poi di un tempo variabile ma niente pioggia, qualche nuvola e un po' di sole fra le nuvole. Aggiornamenti, che altro dirvi? Gli aggiornamenti riguardano soprattutto il percorso, riguardano la protezione del percorso. Stiamo andando avanti come avevamo promesso a fare della protezione del percorso uno degli elementi centrali di questa maratona. Io mi auguro che tutto riesca per il meglio. Avremo sulle strade qualcosa come 1600 uomini, tra polizia locale, protezione civile, Croce Rossa, volontari, e quindi credo che i maratoneti potranno correre in assoluta tranquillità e sicurezza. Orario di partenza domenica mattina, tempo massimo? 9:15 per i disabili da Piazza Castello, 5 minuti dopo sempre da Piazza Castello tutti gli altri atleti. Tempo massimo per l'arrivo in 6 dove? Ore. 6 ore. Dove sarà l'arrivo? Arco della Pace, Corso Sempione, in un contorno che io credo molto molto bello per quanto Milano può offrire. Il Marathon Village sarà aperto da? Marathon Village in Piazza del Duomo a Milano da venerdì alle 10, venerdì e sabato dalle 10 alle 20, domenica dalle 9:30 alle 18:30. E cosa trovano i maratoneti nel Marathon Village? Trovano 1600 metri quadri, se non ricordo male, di stand, di aziende del settore, di espositori vicini al mondo della maratona, e trovano naturalmente il luogo dove ritirare il pettorale e il sacco gara. Chi dovesse, il ritardatario classico, se il 29 uno non si è ancora iscritto, il 30 potrebbe mai farlo ancora? Proviamoci, magari con internet, magari facendo una corsa in Piazza del Duomo, proviamoci.